Buongiorno e bentornati all'appuntamento con Provincia di Varese Informa. Parliamo oggi di volontariato, la voce del paziente attraverso il calendario della lampada di Aladino. All'interno dell'evento tu chiamale se vuoi emozioni. 12 storie di pazienti oncologici per 12 mesi, per raccontare le testimonianze della vittoria sul cancro e il libro di Mary Scalera, Il caffè di mio padre, sempre sull'argomento, nella conferenza di CAOS, Centro Ascolto Operato al Seno, in occasione della giornata nazionale promossa dall'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. È l'occasione per presentare i libri e i calendari, però ovviamente anche per fare il punto sull'attività di questa associazione e in qualche modo rendole il dovuto tributo da una parte e l'adeguata conoscenza perché magari altre persone possano collaborare con loro. E un'altra delle cose di cui dobbiamo essere veramente orgogliosi come cittadini del nostro territorio, perché nella città di Varese, nella provincia, ci sono veramente tante associazioni di volontari che fanno questo tipo di intervento. Torniamo a parlare del Consiglio Provinciale che nella seduta del 25 gennaio ha approvato all'unanimità il PIF, Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Varese, importante strumento di salvaguardia del nostro territorio. Sentiamo in proposito il Presidente Macchi e l'Assessore Specchiarelli. Solo 196 osservazioni, perché per 71 comuni l'avere solo 196 osservazioni è già un ottimo risultato. Poi le 196 osservazioni sono state oggetto di unanimità di comportamento, di accettazione o non accettazione delle stesse. Questo vuol dire che il risultato migliore di questo non si poteva raggiungere. È stata una scelta anche restrittiva di conservazione e questo mi dà ancora più soddisfazione, perché dei 14.000 ettari censiti di bosco, 10.000 saranno, come dire, nei prossimi 15 anni non potranno essere trasformati ad altre funzioni, ad altre attività. Questo sicuramente mette in salvaguardia una bella fetta, una gran parte del nostro territorio, e pertanto devo dire il risultato è stato più che buono. Aperte le iscrizioni per il convegno Persona Down e il mondo del lavoro, previsto a Varese il 23, 24 e 25 marzo all'Insubria, che fa seguito all'evento Progettiamo un futuro adulto, una mostra, un documentario e un concerto durante la 3 giorni di incontri e dibattito sull'inserimento e l'integrazione dei giovani adulti con sindrome di Down. Sono ovviamente invitati tutti coloro che si occupano di queste tematiche, quindi educatori, infermieri, medici, docenti scolastici, ed è anche aperto al pubblico, naturalmente previa iscrizione, e quindi dedicato anche alle famiglie con figli, con ragazzi o ragazzi con sindrome di Down. Ed ora pagina dedicata alla cultura col premio Morselli, secondo appuntamento in programma venerdì 25 febbraio a Villa Töplitz per la 3ª edizione, che prevede, come le altre, un concorso di scrittura per aspiranti narratori che potranno partecipare ispirandosi al tema Vivere del genio segreto. È un concorso per romanzi inediti che non devono superare le 160 cartelle, ma nemmeno essere inferiori a 80. Il tema proposto è vivere, quindi è estremamente elastico, no? Non è che ci debba essere per forza uno specifico argomento, e deve essere inviato, come risulta se consultate il sito, no? www.guidomorselli.it, entro la fine di febbraio. E concludiamo con lo spot dell'Agenzia del Turismo, presentato nei giorni scorsi, il video messaggio di promozione del territorio varesino che vuole far conoscere Varese e provincia al di là e al di qua dei confini nazionali, attraverso una presentazione delle principali peculiarità che caratterizzano la provincia dei Sette Laghi con le sue tradizioni, la sua storia e le tante attrattive che garantisce. Gita a cavallo? Trekking. Visita all'eremo. Canottaggio. E golf. E tutto in pista. Cultura, sport, divertimento. A Varese un giorno non basta. Scoprilo su vareselandoftourism.it. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.